La nuova diga foranea di Genova è una struttura lunga circa 6.000 metri, posta tra 400 e 800 metri dalle attuali banchine. La sua funzione è ridurre il moto ondoso delle acque del porto, espandere l'area navigabile e assicurare fondali profondi fino a 18,5 metri per ospitare navicargo di ultima generazione, lunghe fino a 400 metri. È un'infrastruttura di grande innovazione ingegneristica che prevede lavorazioni tecniche su fondali profondi fino a 50 metri. La sua costruzione inizia con il consolidamento e la stabilizzazione dei fondali mediante colonne di ghiaia. La base della diga è costituita da circa 7 milioni di tonnellate di materiale lapideo, in parte recuperato dallo smantellamento della diga precedente. I cassoni cellulari che la costituiscono sono strutture prefabbricate che si oppongono al moto ondoso. Un vero e proprio muro semisommerso lungo più di 6 km. Quelli di maggiori dimensioni sono alti oltre 33 metri e lunghi circa 67. La loro parte interna è costituita da celle vuote che vengono riempite di acqua per consentirne l'affondamento ed il posizionamento sulla base della diga. Le celle vengono poi riempite con materiale di recupero proveniente dallo smantellamento della vecchia diga e dal dragaggio dei fondali. La parte superiore del cassone è composta da una struttura con un profilo paraonda, studiato per ridurre l'effetto combinato dell'impatto delle onde di superficie e di quelle subacquee. Un sistema di monitoraggio tramite sensori controlla eventuali deformazioni delle fondazioni o della struttura superiore. Le dimensioni della nuova diga foranea garantiranno maggiore protezione per il porto e la città di Genova da mareggiate ed eventi climatici avversi. Commissionata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per avviare una nuova fase di sviluppo del porto di Genova ed attrarre grandi navi dalle rotte internazionali, viene realizzata grazie alla collaborazione di istituzioni, aziende e professionisti altamente specializzati, attraverso soluzioni innovative e con grande attenzione ai temi della sostenibilità.